Farmacista e biologo sono da sempre due professioni molto vicine, è giusto che ognuna esegua i ruoli di propria competenza ed entrambe devono come priorità avere la tutela della salute dei cittadini. Ci sono molte affinità tra queste due professioni, se pensiamo al recente passato in Lombardia, per primi in Italia durante la pandemia, i biologi hanno collaborato nelle farmacie eseguendo tamponi, vaccinazioni Covid, contribuendo così alla gestione dell'emergenza sanitaria come i colleghi all'interno dei laboratori. Estendere il progetto di inserire il biologo nelle farmacie ha molti vantaggi, pensando a essere più capillari come categoria e così raggiungere un maggior numero di persone possibile, offrendo loro un servizio qualificato, ampliando così anche le opportunità per i cittadini, oltre che tutelare il campo lavorativo dei biologi, combattendo l'abuso di professione, particolarmente diffuso se pensiamo nel campo della nutrizione, da altro personale sanitario non autorizzato o altre figure, quali personal trainer che stilano diete. In Lombardia l'Ordine dei Biologi sta lavorando a un progetto molto ambizioso, che è quello di integrare sempre di più le competenze del biologo all'interno della farmacia dei servizi. Una grande collaborazione tra biologo e farmacista. Questo permetterà di migliorare la collaborazione tra le due professioni per dare una maggiore assistenza ai cittadini lombardi. La collaborazione tra biologi e farmacisti sarebbe importante e potrebbe offrire ai cittadini un'assistenza più completa e personalizzata, pensando anche alle categorie e alle specifiche di ogni paziente. E pensiamo che il biologo può svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie, ad esempio attraverso la consulenza nutrizionale, collaborare con il farmacista per la scelta di integratori, per il paziente senza avere problemi di sicurezza o di conflitto di interesse. E non dimentichiamo che la sinergia tra le due figure professionali può favorire l'introduzione di nuove tecnologie e di servizi all'interno della farmacia. Vedi ad esempio la consulenza tricologica del biologo, pensando ai capelli, o nel campo cosmetologico, fino a migliorare l'efficacia delle terapie e dello svolgimento delle attività di analisi decentrate, i cosiddetti point of care. È fondamentale però che le attività di competenza del biologo vengano eseguite da biologi, anche in farmacia. È sempre chiaramente nell'ambito di un progetto comune con farmacisti, farmacie e biologi. La progettualità ed il buon senso devono guidare le scelte, garantendo così i benefici per tutte le categorie professionali coinvolte e soprattutto per i cittadini e i pazienti.